Buonasera a tutti, benvenuti a tutti, ancora benvenuti, una volta sul nostro canale una 2022 a con un ospite veramente speciale eh, che ci ha veramente onorati della sua presenza. Parliamo dell'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ex comandante in capo della Marina Militare Italiana e attualmente docente di sicurezza internazionale presso la Università Webster di Ginevra. Eh, salve eh, signor ammiraglio, grazie mille per essere qui con noi. Buonasera, eh, buonasera a tutti. L'ammiraglio De Giorgi ha la possibilità di, di raccontarci una materia molto complessa che è la materia della geopolitica o della sicurezza internazionale, cioè quel complesso di rapporti di potere, interessi e scenari yes, ordini di, scenario, scala, vali che, ordini effettivamente di scala, che effettivamente il il disegnano il nostro. Il nostro il mondo attuale, il nostro mondo, e quindi anche la nostra vita di tutti e i giorni, anche se è spesso, a diciamo, una ovviamente. scala molto locale e personale, non ci rendiamo conto di quanto magari il prezzo della bolletta o il cibo che ci arriva in tavola o, o l'agenda di cui parlano le televisioni sia effettivamente influenzata da fenomeni molto più ampi, di scala appunto regionale, continentale o addirittura globale, e, e forse un domani anche spaziale, ma ne, magari ne parleremo più avanti. Ehm, come possiamo entrare a discutere di tutto questo? Ehm, possiamo discuterne facendo un gioco ehm, proprio perché non siamo una rivista di geopolitica. Quindi dobbiamo accompagnare passo passo i nostri amici del pubblico all'interno della comprensione di, questo, eh, di questa materia. Immaginiamo per un giorno di aprire gli occhi e di svegliarci nei panni del per esempio, presidente del Consiglio di Mario Draghi, ok. Il signor Draghi deve andare ogni giorno a prendere delle decisioni sapendo che non soltanto dovrà rispondere alle istanze di politica interna, ma dovrà anche collocarsi all'interno di uno scacchiere, all'interno di una serie di, di, di giochi di causa ed effetto di portata internazionale. Dovrà tenere conto dell'Unione Europea, dovrà tenere conto della Nato, dovrà tenere conto dei rapporti con i paesi amici, dei rapporti con i paesi che sono partner ma non sono... Insomma, dovrà tenere conto veramente di tante cose e all'interno di quelle scelte gestire il day by day della nostra politica nazionale. Insomma. Assieme al Presidente del Consiglio c'è il Capo dello Stato, che si può dire, signor Ammiraglio, era il suo diretto superiore durante gli anni del suo servizio. Ecco, alla luce della sua esperienza, se ci vuole raccontare un poco di, di cosa si è occupato, che, che cosa ha vissuto... E poi andiamo proprio a parlare dei temi, dei grandi temi di questi giorni, dell'attualità. Quindi, signor Ammiraglio, salve, innanzitutto, eh, sì, cosa io... ci racconta di lei? Ma guardi, diciamo che la, nel mio periodo di capo di stato maggiore, che è andato dal 2013 al 2016, al giugno del 2016, quindi ho fatto tre anni e mezzo, e la, la priorità del mio mandato è stata so, essenzialmente nel cercare di arrestare l'emorragia. Uh, di navi e quindi l'estinzione materiale della Marina militare. E noi avevamo una situazione, in parte c'è ancora, in cui praticamente le navi della, della, del, della Marina militare uh, andavano e vanno in pensione, diciamo in dismissione, in numero maggiore di quanto sono le navi nuove che entrano in servizio. Quindi nel giro di una decina d'anni, da partire dal 2013, noi ci saremmo trovati con una flotta virtuale, sostanzialmente eh, insignificante né, dal punto di vista operativo. Quindi la mia priorità è stata quella di cercare di salvare, tra virgolette, la Marina. E lì, diciamo, con l'aiuto ovviamente fondamentale del governo e del Parlamento, qualcosa siamo riusciti a ottenere, cioè una legge un provvedimento legislativo che dava un finanziamento straordinario, diciamo, di emergenza per costruire una decina di navi. Eh, la, diciamo, il progetto era più ampio e eh, richiedeva poi eh, di essere, come dire, consolidato e di essere integrato negli anni. Nel tempo dei fondi in più sono stati resi disponibili, però mentre nel giro di tre anni e mezzo siamo andati a contratto con dieci navi. Dal 2016 ad oggi i contratti si possono contare, sono due o tre di navi ulteriori fatte, e forse nemmeno. Quindi, questo qui costituisce un po' un'amarezza naturalmente per me, perché quella spinta a costruire navi in tempi brevi eh, si è un po' estinta anche per la forza della burocrazia che soffoca eh, tantissime iniziative in Italia, anche al di là, ovviamente, della difesa. L'altro aspetto a cui mi sono confrontato è stato eh, l'aspetto operativo, e ha abbracciato sostanzialmente due grandi settori. Uno, la sicurezza del Mediterraneo, quindi ad ampio spettro, e quindi si parla della, della, del problema dell'immigrazione, la strage di migranti in mare. Parliamo del 2013, quando morivano a migliaia in mare, e tra l'altro, quando ci fu quel terribile incidente a miglia dalla costa italiana di lampedusa quando morirono 360 persone e, e da lì partì mare nostrum un'operazione durata un anno dove abbiamo tenuto in mare ogni giorno natale incluso cinque eh, navi una decina di elicotteri e eh, qualche aeroplano di pattugliamento sostanzialmente sempre è stata la più grande operazione di soccorso in mare mai messa in campo in nessun paese al mondo, eh, diciamo che alla fine ha messo in, in, diciamo, salvato 160.000 persone, arrestato 364 eh, scafisti, catturato navi <coughs> diciamo, di trafficanti, nove navi di trafficanti di esseri umani e aveva ripristinato sicuramente un controllo molto stretto sul Mediterraneo centrale. <coughs> L'altro aspetto era l'antipirateria. Si parla di anni in cui l'antipirateria in Somalia, a largo della Somalia, costringeva spesso le navi a fare il giro dell'Africa, con un danno molto serio per l'economia italiana. Quindi lì è stato un altro settore dove ci siamo impegnati molto, con dei, degli ottimi risultati. Quindi questi erano i due settori principali: sopravvivenza e rilancio della marina, con Ovviamente anche tutto quello che ne consegue dal punto di vista economico dell'indotto, perché costruire una nave, come costruire una città, non si parla solo di cannoni e missili, ma si va a stimolare l'economia e la produzione dall'idraulica al mobilio, agli arredi, tutto un campo molto vasto dall'alta tecnologia a quello che è, diciamo in generale ciò che serve per fare una, una case, impianti industriali eccetera quindi questa operazione è stata eh, direi molto soddisfacente ecco. poi dispiace che dopo si sia un po', un po arenato esatto e, e, e infatti quello che lei ci racconta della sua esperienza di vita eh, ci, fa, già, ci dà già adesso a chi sa appunto osservare eh, dei suggerimenti Importanti e cioè si ha una visione, magari, del, del mondo diciamo, militare come puramente qualcosa di ormai, tra virgolette, superato o una sorta di vecchio retaggio di uno status quo che non c'è più. In realtà, come lei appunto ci insegna, eh, il mondo militare o avere comunque delle forze armate attive e funzionanti, ha un grande ruolo all'interno dei, dei macroequilibri. No? Si parla in questi giorni, infatti, ad esempio, del mh, di una possibile invasione dell'Ucraina eh, da parte della Russia e in generale si sta parlando da un po' di tempo a questa parte di una nuova guerra fredda che sarebbe già partita e della quale noi non ci rendiamo conto di essere già all'interno. Ecco, eh, in, parlandone in questi termini, magari la gente può dire, ok, effettivamente eh, avere delle forze armate belle, attive e funzionanti può avere un'utilità però ecco la logica non è soltanto di risico no? cioè Putin gioca a scacchi con l'Europa e via così ma eh, magari le stesse potenze con le quali noi adesso siamo tra in competizione ci forniscono dei servizi essenziali eh, ecco cosa sta succedendo adesso fra l'Occidente e, e, e questa parte del mondo eh, un'escalation è inevitabile cosa ci lega a queste, a queste potenze eh, con le quali siamo tra virgolette rivali ma noi dobbiamo considerare sostanzialmente intanto il contesto in cui il, mo il mondo si muove oggi, che è, è la globalizzazione. La globalizzazione fa sì che si debba sempre ragionare al diciamo, su dimensioni e su scale che vanno al di là del teatro regionale. No? Non possiamo parlare di Mediterraneo senza tenere conto quantomeno del Mediterraneo allargato, quindi dell'Oceano Indiano, dell'Atlantico. Negli diciamo l'Africa occidentale, e il Mar Nero. Quindi, eh, ma direi anche via lo stretto di Malacca, qualunque cosa succeda in mare o praticamente ovunque nel mondo, finisce per ripercuotersi anche in Italia eh, e nelle altre nazioni. Un esempio molto semplice e banale: quando quella nave, grande nave porta Container, si traversò all'imbocco del canale di Suez dalla parte del mare Rosso. E praticamente si fermò per una settimana, non di più, ma gli effetti a catena furono devastanti in termini di ritardi nella consegna dei materiali e così via. Eh, se dovessimo pensare, per esempio, immaginare una situazione estrema per l'isola di Taiwan, cioè mettiamo che la Cina si cinga d'assedio Taiwan, ecco Taiwan produce il 40% dei semiconduttori che l'Occidente utilizza, quindi questo vuol dire che tutto il... Diciamo, l'automotive, l'industria aeronautica, i computer, eccetera, verrebbero eh, l'industria che si occupa di questo, verrebbe penalizzata severamente. E, e noi stiamo già vedendo comunque gli effetti che la pandemia ha portato in certe nazioni che, che sono state colpite più di altre, dove la produzione di, eh, diciamo, di materiali strategici prodotti strategici ha subito un rallentamento e quindi tutto il mondo occidentale quantomeno è andato quasi in crisi allora in crisi in certi settori prezzi in aumento mancanza di, di, di materiali e così via quindi qui c'è l'aspetto globalizzazione e, e l'altro aspetto è la multipolarità cioè l'altro aspetto è che mentre fino a una decina, 15 anni fa, diciamo, fino alle torri gemelle, all'attacco all alle torri gemelle, eh, l'America era la nazione, eh, diciamo, dominante in tutto il mondo, cioè nessuno poteva contrastare gli Stati Uniti, era unipolare il controllo del, 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 del pianeta. E con l'andare del tempo, avvicinandoci ai giorni nostri, questa la situazione è profondamente cambiata, perché la Cina è assolto al rango di superpotenza e, e va in competizione con gli Stati Uniti. La Russia, che con Yeltsin dopo Gorbachev era un po' come un pugile suonato, che non riusciva a esprimere una politica estera incisiva, con Putin diciamo, le cose sono molto cambiate e Putin ha sicuramente, eh, nella sua visione strategica, l'obiettivo di riallargare l'area di influenza della Russia ai confini eh, diciamo dell'Unione Sovietica quantomeno e anche addirittura nel riportare eh, i confini della Nato a quello che era prima dell'allargamento della Nato ai paesi ex patto di Varsavia. Quindi le cose sono mutate in questo senso e eh, non sarà facile per un'America molto indebolita come dire, contenere al tempo stesso le aspirazioni russe e quelle cinesi. Ecco, quindi in questo scenario, e eh, eh, io guardi, ero anni davanti alla televisione il giorno dell'11 settembre e, an e ancora io come molti altri miei coetanei ce lo ricordiamo con forza, perché è stato il primo momento in cui nella nostra vita ehm, abbiamo avuto la percezione che il mondo stesse cambiando. La, ecco, la percezione è che negli ultimi vent'anni divenga sempre più difficile dividere il mondo in buoni e cattivi, come magari avveniva durante la, a questo punto la prima guerra fredda. E, e alla luce di tutto questo, ehm, le chiede un parere su quello che sta avvenendo, ad esempio, eh, con il discorso della Russia: cioè, ehm, questa guerra eh, latente, o che non si capisce se partirà o non partirà, è una sorta di complesso negoziato, oppure veramente c'è il rischio che, che si vada al conflitto diretto, e perché avviene tutto questo? Ma il conflitto diretto, se lei pensa al conflitto diretto fra Russia e Nato, eh, quindi America essenzialmente, perché la Nato non esiste senza gli Stati Uniti, mm, non, è che la NATO può, non è che la Nato ha una sua politica estera, La Nato, eh, la politica estera della Nato per definizione non c'è, è, è un'alleanza militare che ha per finalità la difesa degli stati eh, che fanno parte della Nato da un attacco esterno. Quindi non è che la NATO può iniziare alcunché se. Sì. E quindi, anche se l'Ucraina venisse attaccata, certamente la NATO non avrebbe la possibilità mh, neanche legittima, di, eh, legale di intervenire. E certamente non credo che nessuno dei paesi della NATO vorrebbe andare in guerra contro la Russia per proteggere l'Ucraina. E, e questo credo che sia anche valido per gli Stati Uniti. Quindi, mh, credo che gli Stati Uniti. Sperino che Putin non diciamo, faccia un'invasione massiccia dell'Ucraina dell che limiti la sua azione, un intervento eh, ridotto diciamo, nei, territori, nei territori a prevalenza russa, di etnia russa, di lingua, diciamo, di etnia russa cioè nelle regioni di, eh, orientali dell'Ucraina e a, alla quale risponderebbe essenzialmente con sanzioni economiche che poi diciamo lasciano il tempo che trovano nel, vengono poi riassorbite negli anni non, nessuna sanzione economica ha portato veramente a impedire eh, alcun che quindi lì, il focus americano è in pacifico sulla cina e ehm, bisogna vedere gli stati uniti insomma come opereranno eh, in Generale a livello planetario, nei confronti della Russia, cioè, eh, bisognerà vedere quali accordi poi verranno stipulati fra Stati Uniti e Russia. Non solo nel teatro, diciamo, del Mar Nero, comunque dell'Ucraina, dell'Europa orientale, ma più in generale a livello planetario. Perché io non escludo, ovviamente, che Russia e Stati Uniti a un certo momento si debbano trovare a collaborare per contenere la Cina. Eh, ecco, quindi, no. Attenzione, questa è già una prima, è una prima, un primo distinguo importante. La Russia, attualmente, sta un po' giocando, sta come si dice nella politica italiana, la, la, la tecnica dei due forni. Insomma, quindi, da un lato compete con il blocco occidentale, ma dall'altro quindi fa sembrare di, di stringere di più i suoi legami con la Cina, ma in realtà non è sulla stessa lunghezza d'onda della Cina, sta un po' giocando al centro. Fra... Beh, storicamente, storicamente Cina e Russia hanno sempre fatto questo nei confronti degli Stati Uniti. Eh, diciamo che la Russia ha sostenuto la Cina soprattutto quando la Cina aveva solamente la, la forza eh, diciamo, de, de, dei numeri umani, non aveva l'armamento nucleare, non era una superpotenza che potesse eh, come dire, fare concorrenza alla Russia e quindi in questo caso l'appoggio alla Cina, mi riferisco ai tempi della guerra di Corea o del Vietnam, insomma era abbastanza scontata. Eh, nei tempi più recenti però tra Cina e Russia c'è stata competizione. Poi è chiaro che quando andiamo a parlare di interessi economici, per esempio nella Belt Road Initiative, cioè la via della seta terrestre eh, che la Cina porta avanti nelle repubbliche ex sovietiche, per esempio, lì, se non c'è il benestare russo, questa attività, questa grande iniziativa economica, infrastrutturale e culturale non, non ha sbocchi, quindi ci devono essere forme di collaborazione. E lo stesso vale con l'Europa, perché l'Europa è al tempo stesso, come dire. Parte del blocco occidentale, quindi vista come nemico, ma poi gli singoli stati, legasi la Germania, per esempio, sono da tanti anni, diciamo, allacciati con la Russia con scambi economici importanti, e anche l'Italia, per esempio, con la Russia ha ottimi rapporti. Ecco quindi ehm, c'è chi, ad esempio, ci sono studiosi che ritengono che prima o poi un conflitto diretto fra Stati Uniti e Cina sarà inevitabile. La famosa trappola di tucidide. Lei cosa ne pensa? Cioè, secondo lei riusciremo a trovare un compromesso basato sui meri interessi economici? O prima o dopo il mondo tornerà a dividersi nettamente nei due schieramenti? Mentre ora sembra tutto essere più, più sfumato? Diciamo? Ma io credo che si vada di, di nuovo in una sorta di divisione del mondo in, in aree di influenza. Eh, già è così adesso, insomma lo stiamo già vedendo. La Russia sta riallargando il Mediterraneo, sta entrando in Africa, anche in Mali. Eh, la Cina, a sua volta, ha fatto enormi investimenti in piego di soft power in Africa orientale e non solo, in Namibia. Quindi, eh, praticamente è presente massicciamente in, in gran parte de dell'Africa, cioè laddove gli Stati Uniti sono andati via. Quindi il vuoto di potere crea spazi, eh, presupposti per altri che possono intervenire e, e, e riempire questo spazio di potere. La Turchia anche, per esempio, sta giocando la sua partita e la Turchia è in Libia, quindi la Turchia ha sostituito diciamo, l'Italia in termini di influenza in Libia e così come si è inserita in Somalia da molto tempo, così come sta spingendo sui Balcani per allargare la sua influenza e si vede un rapporto intenso con la Russia, insomma, a volte antagonista, a volte di collaborazione. È chiaro che in Libia hanno trovato un modus vivendi per dividersi sostanzialmente la Libia in due pezzi, Cirenaica in mano ai russi e Tripolitania in mano ai turchi. Con tutto quello certo, che è... Era, era in servizio proprio ehm, negli anni in cui vi fu il grande, eh, il grande cambiamento in Libia in generale tutta la stagione delle primavere sì, arabe della all sì. All'epoca ero capo di Stato Maggiore alla squadra navale dove c'era l'ammiraglio Binelli, mi ricordo, comandante della squadra navale. E sì, l'abbiamo seguita direttamente. Certamente, abbiamo anche coordinato l'evacuazione degli italiani e degli europei dai porti libici. Eh, sì, quella è stata un'operazione sciagurata che ha condotto, diciamo, soprattutto sotto l'impulso della Francia eh, contro la Libia, contro Gheddafi, diciamo, che poi ha, ha causato, non essendo stata pianificata in maniera seria la fase post-Gheddafi, è stato abbattuto il regime di Gheddafi, non che lo voglia elogiare Gheddafi, ma voglio dire, alla fine... La Libia di oggi è un disastro, per non parlare di tutto lo sfruttamento dei, dei poveri migranti, eccetera, e naturalmente poi, alla fine, siamo finiti naturalmente un accidente, insomma, alla fine, siamo finiti con i turchi davanti a noi che si sono presi poi anche una zona economica esclusiva enorme tra la Libia e la Turchia, una sorta di. Di lingua che attraversa il Mediterraneo, sostanzialmente non legittima, visto che va a tagliare via dei pezzi di acqua di pertinenza della Grecia, per dire. E poi i russi che sono stati non solo in, entrati in Libia, ma anche in Mali, quindi si stanno infilando nella zona nell'area francofona, africana, francofona perché la Francia ha ridotto un po' la sua presenza, la sua incisività nell'azione in quella parte del mondo. Ecco, approfitto del, della parentesi, visto che stiamo diciamo, adesso zoomando un po' di più sullo scenario diciamo, regionale, mm. chiedeva a Megabig Pierre dal, dalla chat di Twitch, dal pubblico, eh, qual è stata la situazione più pericolosa che abbia vissuto nella sua carriera e come ne sia uscito fuori? Le è mai capitato di vivere una situazione di… Di pericolo? Beh sì, tante volte, quando ero soprattutto più giovane, se intendiamo pericolo fisico, personale, quando ero, diciamo, io sono anche pilota di marina, quindi ne ho vissute varie come tanti di noi, sia quando operavo come capo servizio volo del, di nave Doria, mi ricordo, in Libano, dalle coste, davanti alle coste del Libano, mi hanno sparato con l'antiaerea e quindi certamente quello è stato... Sono di vicino al mio elicottero in volo e quindi quello è stato sicuramente un momento pericoloso. E, e poi insomma, in Golfo Persico nell'86 con l'ammiraglio Mariani eravamo imbarcati e lì abbiamo vissuto parecchio di, di situazioni pericolose sia nella navigazione sui campi minati, e sia nelle situazioni in cui i Pasdaran lanciavano razzi contro le navi in mercantili e noi eravamo anche noi in zona, insomma. Eh, quando dei cacciabombardieri puntavano su di noi ad altissima velocità e si rischiava di dover sparare a, que a, a questi cacciabombardieri e grazie al sangue freddo dell'ammiraglio Mariani poi l'abbiamo evitato una situazione che sarebbe potuta degenerare disastrosamente ma insomma poi emergenze in volo insomma ce ne sono state certamente varie tempeste insomma ha vissuto una vita piena di grandi avventure e quindi anche di grande rischio e quindi noi ci domandiamo, appunto, noi civili, cosa spinge quindi un, un ragazzo, un giovane militare a vivere queste situazioni? Beh, il gusto dell'avventura, poi non è che uno sceglie specificatamente questi episodi, uno entra perché ha, non tutti, ognuno ha le, sue, ha le sue motivazioni. Io ho sempre avuto due passioni enormi, una è la passione del volo e una è la passione del mare. Quindi ho fatto il pilota di marina e ho fatto eh, il marinaio, quindi ho comandato per fortuna un certo numero di navi, prima sono stato imbarcato a lungo come pilota eh, di elicotteri sulle navi, e quindi ho, ho coronato queste due, queste due passioni e naturalmente poi eh, c'è il marina, c'è il contatto con gli equipaggi, c'è questo, questo piacere che dà. Far parte di una fratellanza, come posso dire, di c'è un senso di appartenenza, negli anni ci si ritrova. Io, tuttora che sono in pensione, sono in contatto ancora con marinai e sottufficiali con cui siamo stati imbarcati insieme, con ufficiali naturalmente. E quindi, insomma, poi l'avventura capita: non perché uno dica adesso voglio andare a fare questa avventura e. È perché sei imbarcato e ti trovi appunto in situazioni d'altra parte se, se uno si arruola dalla marina da guerra è perché è disponibile a vivere una certa vita se no andavo a fare l'impiegato oppure lo studioso insomma un'altra ecco, roba e quindi è anche il senso di appartenenza a tra virgolette un fine superiore Ecco. e quindi arriviamo proprio alla domanda eh, del nostro punto cioè strategicamente Cos'è lo scenario europeo-mediterraneo? Perché l'Italia eh, invia in missione eh, tanti giovani come lei? Eh, perché, cosa accade in quest'area del mondo? Beh, noi intanto siamo andati in missione un po' in, tu in tutte le parti del mondo, perché siamo stati in, non specificatamente solo in sottoscritto, ma insomma siamo stati eh, in Haiti, siamo stati in Estremo Oriente, siamo stati ma Rosso, tantissimo, eh, quindi eh, sono due motivi. Uno è direttamente una risposta all'interesse nazionale quando, come per esempio, nel Golfo Persico, la prima operazione in Golfo, eh, una nave italiana mercantile fu attaccata con, uh, con colpi di eh, diciamo con lanciarazzi dai pasdarani iraniani e lì quindi c'era un'esigenza diretta nazionale di proteggere le nostre navi che entravano e uscivano da Hormuz e che andavano nei vari porti del Golfo Persico durante la guerra fra l'Iran e l'Iraq, parliamo del periodo 86-87. Quindi c'è una, una, diciamo, una missione, un tipo di missione che risponde direttamente all'interesse nazionale immediato, quindi la, la difesa delle linee di comunicazione nazionali, eccetera. Poi c'è invece un'altra serie di missioni che ha per scopo, che rientra insomma nella logica, di ehm, sostenere le coalizioni, del, diciamo, che, che fanno riferimento sostanzialmente all'America, diciamo molto semplicemente. L'America è il nostro leader, è il leader dell'Occidente, la difesa dell'Occidente, intesa come Europa, quantomeno, si impernia sugli Stati Uniti. Quindi quando gli Stati Uniti, a torto o ragione, iniziano una grande operazione militare, chiamano gli alleati a dare prova di fedeltà. E qui normalmente ci sono due tipi di comportamento, cioè ci sono gli inglesi che eh, partecipano immediatamente insieme agli olandesi, senza riserve, con regole di ingaggio simili a quelle americane, e partono immediatamente per, per la guerra. A tutti gli effetti, senza timidezze e senza giri di parole. E poi c'è una gradazione di altri che partecipa a queste operazioni con una serie crescente di riserve, formali più che sostanziali, orientate soprattutto verso l'opinione pubblica interna. L'Italia, fra queste nazioni, è forse una di quelle che, ehm, più estrema nel senso di mandare personale in teatri di guerra però con una certa ipocrisia, cioè dichiarando che no, per l'amor di Dio, si va in operazione di pace. Ecco, le operazioni in Afghanistan tutto erano fuorché operazioni di pace, naturalmente, così come non lo erano in altri, in Iraq, eccetera. Allora, in questi casi si va, come dicevo, per dare agli americani il senso della nostra fedeltà, un po' come le truppe di Giugurta forniva, cioè le truppe Giugurta ai tempi dei romani forniva la sua cavalleria per operazioni militari di interesse romano e con questo diciamo manteneva la benevolenza romana nei confronti di Giugurta medesimo e del suo popolo. Quindi si questo può vedere questo come una sorta di, tra virgolette, eh, matriosca di, di potere, nel senso... Eh, gli Stati Uniti si relazionano a, diciamo, al, alla regione Europa-Mediterraneo di volta in volta rispetto all'istituzione più funzionale. Quindi la NATO con la sua funzione diciamo, puramente eh, diciamo, difensiva rispetto all'ex eh, patto di Varsavia, che però è sopravvissuta adesso e quindi è diventata forse anche un modo per, eh, per guadagnare terreno rispetto agli equilibri che c'erano diciamo, fino al, alla fine dell'Unione Sovietica. C'è l'Europa invece intesa come Unione Europea che invece manca totalmente di una, eh, di una politica estera comune, né ha una sua forza militare vera e propria autonoma. Beh, dall'altra parte, parte l'Unione Europea, per... scusi se l interrompo, l'Unione Europea non ha un'identità sua, cioè l'Europa non, non è una nazione, non è una federazione. Quindi, quello che ha in comune è sicuramente la moneta, non per tutti i paesi dell'Unione Europea, e basta. Poi certo il Parlamento un inquadramento legislativo che, con, che dovrebbe essere, insomma, tenu, cioè che viene tenuto di conto, che, che, che condiziona la legislazione nazionale, però non ha un governo che possa dire dichiariamo guerra a questa nazione o a quell'altra mandiamo le navi è un gruppo di nazioni che di volta in volta si mettono d'accordo nell'ambito sì sotto legge europea magari e danno vita normalmente a operazioni prive di alcun significato militare ecco l'emblema della insignificanza delle operazioni europee è l'operazione navale Irini concepita come foglia di fico per fare vedere che l'Europa davanti all'invadenza all della Turchia eh, e diciamo all'Egitto che mandava armi ad Haftar, ai russi eccetera che intervenivano in Libia creò questa operazione avendo cura di dargli le regole di ingaggio talmente deboli per cui l'operazione Irini non ha prodotto alcun risultato. Ecco, si quindi. può dire che nel pratico gli stati europei si poggiano pesantemente sull'apparato della Nato e quindi sull'apparato degli Stati Uniti. Un tema che spesso avviene oltreoceano è proprio mm. il fatto che gli altri stati alleati della Nato non paghino quel loro 2% di, 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 di PIL dedicato alla, alla, alla difesa comune. Certo. Oh, e, e quindi per lei non è neanche realistica la prospettiva di un'Unione Europea dotata di un suo status militare anche, tra virgolette, indipendente rispetto alla Nato. Ma come si può fare? Cioè, lo status militare è cioè lo status. La, una difesa europea può esistere solo nella misura in cui esiste un governo europeo, una, una nazione europea, quindi una federazione, come gli Stati Uniti d'America. Solo nel momento in cui venissero delegate a Bruxelles le funzioni esterne, che attualmente sono prerogativa di ciascuno Stato, e solo allora si può parlare di difesa europea. Perché... E secondo me, potrebbe essere un buon, un, un buon investimento sul quale andare, diciamo, verso la metà del secolo, guardando come si sta posizionando il mondo. Cioè... Ma secondo me, non la difesa europea, che ripeto, sarebbe conseguenza naturale di una federazione. Eh sì, cioè, secondo me l'Europa per avere un suo futuro, un futuro importante, eh, non può. Dovrebbe riuscire a trovare la forza di diventare una federazione. cioè uno se stando. volete anche emanciparsi dagli Stati Uniti. Ma sai, emanciparsi, emanciparsi non è che l'Europa sia occupata dagli Stati Uniti. È un rapporto di reciproca convenienza. Non è che gli Stati Uniti ci, ci tengono le truppe per, per occuparci o per sfruttarci particolarmente. Quelli che beneficiano maggiormente dal rapporto con gli Stati Uniti siamo indubbiamente noi, nel senso che. Il fatto che ci sia la Nato consente ai governi di non spendere eccessivamente in armamenti, deresponsabilizza anche da leadership politiche di molti stati, perché dice: vabbè, Ma io non devo effettivamente difendere il paese da solo. C'è la Nato, ci sono gli Stati Uniti. Quindi diciamo che è soprattutto convenienza dei, dei vari stati eh, europei che ci sia la Nato e che ci siano gli Stati Uniti che ci forniscono il loro ombrello fin quando gli Stati Uniti saranno veramente poi disposti a fornire questo ombrello che è nucleare naturalmente la deterrenza nucleare cioè il motivo per cui finora non si è andati in guerra tra russia, americani e cinesi è la deterrenza nucleare quindi finché c'è questa deterrenza della distruzione eh, reciproca assicurata cioè fin tanto che i vari governi statunitensi, cinesi, eh, russi, sono convinti che da un attacco nucleare nessuno vincerebbe, ma sarebbero tutti distrutti, è lì che risiede sostanzialmente questa pace eh, che c'è stata fra, fra, i, fra le massime potenze della ad oggi. Ecco, sono arrivate due, eh, due richieste, due domande dalla nostra, dal nostro pubblico su Twitch, eh, che quindi mi inducono a, appunto, a scendere ancora di più vicino a casa nostra. Ecco, eh, se la regia eh, ci aiuta, ehm, dovrebbe esserci nello stock di immagini sull'Italia un, um, un articolo eh, di Limes del 1998 che si chiama Perché contiamo poco? Ed era un'intervista fatta dalla rivista Limes all'ex presidente della Repubblica Cossiga. Che ovviamente disegnava, siamo nel 98, uno scenario ancora molto basato sulla Guerra Fredda, e cioè la sua lettura delle cose era che l'Italia in tutto questo era fondamentalmente eh, divisa fra vari interessi. Da un lato, aveva il discorso eh, di avere il primo partito comunista in Europa, e quindi gli Stati Uniti chiaramente lottavano per eh, impedire che il comunismo prendesse il potere. E poi c'era anche la frizione fra eh, diciamo, gli interessi della Chiesa Cattolica, eh, lo Stato eh, diviso comunque con la, con la questione meridionale, eh, e poi c'era tutta anche la questione del Mediterraneo, dove sembrava che si andasse verso un mondo, quindi dopo l'anno in cui questo ex presidente veniva intervistato, nel quale l'Italia, pur essendo al centro del Mediterraneo, eh, avrebbe visto fondamentalmente, salvo un cambio di passo significativo, diminuire sempre di più la sua capacità di, tra virgolette, dettare minimamente l'agenda in politica estera. Lei è d'accordo con l'opinione e l'analisi che fece l'ex presidente? In generale, qual è lo status dell'Italia eh, in relazione all'Europa eh, e all'Italia? Lo status dell'Italia in questo momento è. Come dire, influenzato dalla presenza di un fuoriclasse come Mario Draghi. No? Per cui da quando è arrivato Mario Draghi l'azione italiana in politica estera è stata decisamente rilanciata, il profilo nazionale è cambiato decisamente e questo però è un'anomalia legata al presidente Draghi, alla persona di Draghi. Rimangono i fattori di debolezza storici una classe politica in generale da anni, da decenni, non orientata sulla politica estera, ma sulla politica interna, essenzialmente, direi quasi esclusivamente, una debolezza militare straordinaria. Quindi una nazione con il nostro PIL ha delle forze armate debolissime. Ehm... Non, non armoniche, nel senso che ci sono degli sbilanciamenti anacronistici, perché noi siamo ancora con le proporzioni che c'erano tra le tre forze armate negli anni 50, no? quando l'Italia era essenzialmente una base americana e aveva come compiti militari eh, sostanzialmente la, eh, il ritardo del, dal, nel, nel tentativo di invasione sovietica sulla soglia di Gorizia, quindi un esercito molto grosso con grandi formazioni di carri armati, artiglieria, fanteria d'arresto, che doveva rallentare eh, l'invasione da parte, lo sfondamento russo, per dare tempo agli americani di arrivare e rinforzare il fronte italiano, considerato giustamente insomma, il ventre molle della NATO. L'aeronautica italiana era la seconda aeronautica in Europa, con mezzi aerei essenzialmente americani cioè donati dagli Stati Uniti o comprati dai governi italiani, comunque programmi americani, che aveva come compito principale quello della difesa aerea del fianco sud e del lancio delle bombe nucleari americane nei dei paesi d'oltrecortina di serie B, cioè quelli meno, mh, meno operativi, quindi l'Ungheria, la Romania, Bulgaria. Ecco, e la Marina era concepita per essere ancillare alla Sesta Flotta. Quindi la marina di quell'epoca era una marina molto piccola, soprattutto orientata alla lotta antisommergibile e alla difesa antiaerea, per diciamo, integrare, in sedicesimo, le grandi formazioni americane nel Mediterraneo essenzialmente centrale, perché poi via via gli alleati facevano lo stesso mestiere italiano nelle varie parti del Mediterraneo, quindi la Grecia, la Turchia nel Mediterraneo orientale, la Francia nel Mediterraneo occidentale. Questa eh, distribuzione, dei, delle, questa proporzione fra le forze armate, nonostante il cambio di scenario, come spesso accade in Italia, dove la realtà e la pratica di quello che poi si fa sono due mondi spesso separati, eh, che non si parlano, è rimasta. Quindi questo che è in maniera ormai banale, scontata, il secolo marittimo. Essendo la globalizzazione basata in maniera sostanzialmente totalmente sull'uso del mare, sull'utilizzo del mare no? come, 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 come bene comune, come via di transito, come, come, cioè per tenere insieme tutta l'economia del mondo, e pur essendo l'Italia un paese assolutamente marittimo, beh, la Marina Italiana è la più piccola tra le tre forze armate, quindi un grande paradosso. La frontiera marittima è l'unica frontiera aperta che non confini con un alleato, e ciò nonostante, non c'è stato, non c'è a livello governativo, un ragionamento serio che dica: vabbè, basta, cambiamo le proporzioni. Perché bisogna avere un esercito diciamo, che prende il 45% delle risorse, un'aeronautica così grossa? Non ha, non ha molto senso, allora dovremmo investire molto più nella marina militare. Questo non è accaduto. E qui la debolezza italiana è quindi continua. Che ci abbiamo? Ecco, ecco, io sono molto d'accordo con lei, proprio sul piano in cui dice che eh, la politica italiana a livello nazionale sia molto eh, centrata sulla gestione del presente, quindi con una visione di sempre più breve termine, e che quindi impedisce di fare eh, anche investimenti e ragionamenti di ampio respiro. Eh, ecco, lei, ecco, proprio per andare sul, su un'esperienza concreta, noi abbiamo qui, ne parlavamo prima dell'avvio della diretta, l'inventore dell'operazione Mare Nostrum, che eh, fu qualcosa di veramente significativo, visto lo scenario che ci sta descrivendo. Certo, eh, Mare Nostrum nacque abbastanza di, di, di impeto quando morirono 364 persone, 366 persone davanti a Lampedusa. E, e, e ce n'eravamo altre 25 barche grandi come quelle che erano già in viaggio verso l'Italia quando io fui informato nella notte, mi pare, del 4 settembre, solo mi ricordo bene del 2013, comunque eh, ordinai immediatamente che 5 navi uscissero in mare per andare incontro a questi, questa, questa miriade. Questa miriade, questo grande numero. Consideri che ogni imbarcazione all'epoca aveva circa 400-500 persone a bordo, erano quelle grandi barche blu. Di legno che siamo stati abituati a vedere nei primi anni della migrazione prima che venissero usati i gommoni e, ma era un'operazione anche di controllo marittimo alla quale seguì mare sicuro che era molto anche più orientata all'aspetto militare eh, ricordiamo che mare sicuro viene lanciata sempre da, da sottoscritto quando arriva isis in libia e quando i trafficanti cominciarono a, a, a minacciare le navi della capitania di porto, e quindi dove, dovemmo cambiare modalità di impiego e scortare le navi della capitania di porto, e quindi avere una postura più, più militare. E poi c'era la minaccia alle piattaforme petrolifere gestite dall'ENI davanti alla Libia con il pericolo di disastri ecologici notevolissimi, perché un attentato eh, a una piattaforma petrolifera diciamo di. di, 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 di tra la Libia e l'Italia avrebbe potuto portare a dei disastri ambientali terrificanti. Quindi, lì dovemmo inventare una serie di predisposizioni per avere sempre pronti degli incursori in mare per intervenire in caso di attacco a queste piattaforme, eccetera. sommergibili, insomma, era un'operazione anche questa molto complessa. Questo questo binomio di operazioni che si sono susseguite però portò a un controllo italiano del Mediterraneo centrale molto serrato, per cui noi avevamo una situazione molto precisa di quello che accadeva in mare e sulla costa libica anche. Poi nel 2017 eh, cominciò invece una deriva opposta, le navi furono allontanate. Eh, furono ridotte e via via la marina è sparita da, da, parte, diciamo, da quella parte del mare del Mediterraneo per ricomparire poi negli ultimi anni una volta che sono arrivati i nuovi capi di Stato Maggiore della marina che si sono un po' riattivati in quel settore ecco cioè, l'impressione ecco, è che purtroppo eh, e, e chiedo ovviamente il suo parere al riguardo come anche ce lo chiede uno di dei ragazzi che hanno fatto qui le domande su Twitch ehm, il fenomeno migratorio eh, è un qualcosa di fisiologico nella storia umana eh, e quanto invece viene strumentalizzato a livello politico. Lei che lo ha vissuto ha salvato vite umane eh, a grandi numeri e ha visto poi cambiare la strategia diciamo, del, del nostro paese rispetto a questo settore del mondo. Sì, guardi, l'arrivo dei, dei migranti... Quello naturalmente la percezione di opinione pubblica è influenzata molto dalla, dai media, no? quindi certo, dalla televisione. narrazione. E allora è chiaro che se i media non fanno vedere i migranti che arrivano, la gente pensa che i migranti non arrivino. Cosa succedeva prima di mare nostro? Oltre al fatto vabbè, che i migranti morivano a migliaia in mare, donne, bambini, eccetera, arrivavano anche a migliaia sulle nostre coste senza che nessuno se ne accorgesse eh, in, mentre arrivavano. E poi si disperdevano a piedi nella, sulla costa, venivano anche, eh, c'erano degli spalloni cosiddetti, dei trasportatori di migranti che erano d'accordo con gli sfruttatori diciamo libici, con l'organizzazione libica e quindi che aspettavano i migranti, li prendevano in carico e si riportavano nelle varie parti d'Italia. Quindi non è che senza Mare Nostrum i migranti non arrivassero, mentre con Mare Nostrum arrivavano, ma dopo un filtro a bordo di ciascuna nave avevamo la Polizia di Stato che via satellite controllava in tempo reale le impronte digitali, la fotografia delle persone che avevamo salvato per vedere se queste erano sospette di terrorismo, se erano già conosciute dalla giustizia, eccetera. Non solo, ma avevamo a bordo anche dei team medici, sia della Marina, che eh, dell'ordine di Malta, che della Croce Rossa e di ONG varie. Quindi le persone che sbarcavano in Italia erano state filtrate dal punto di vista della Polizia dello Stato e anche dal punto di vista sanitario e medico. Dal punto di vista medico. Quindi eh, quando è stata eliminata Mare Nostrum e, e via via, quando diciamo, l'Italia ha girato la testa dall'altra parte, l'immigrazione non si è interrotta, semplicemente è diventata ancora più clandestina di prima. Quindi questo è un aspetto eh, che si collega al fatto, alla politica di mettere la testa nella sabbia. Cioè per governare l'immigrazione clandestina eh, sarebbe stato necessario apprendere alcune iniziative drammatiche. Per esempio, quando le truppe di Haftar hanno attaccato Tripoli, stavano attaccando Tripoli per conquistare Tripoli, il governo... Legittimo, provato dall'ONU, chiese aiuto all'Italia. L'Italia traccheggiò, non rispose, eccetera, e i turchi presero la palla al balzo e andarono loro. Beh, quello sarebbe stata un'occasione strepitosa per mettere a terra alcuni reggimenti italiani che avrebbero certamente messo in fuga le truppe di Haftar. E l'Italia sarebbe tornata centrale nella partita libica, ma anche nella sorveglianza della costa, ma anche nel disabilitare i campi di concentramento in cui vengono tenuti e torturati i migranti per dei trafficanti di esseri umani, per esempio. Mi pare di capire che, dal suo punto di vista, i fenomeni migratori vanno, tra virgolette, governati e resi un valore aggiunto. Non possono Beh, essere trattati come Se io a un certo momento, se io certo, eh, riuscissi, come abbiamo fatto, a fare corridoi umanitari e filtrare noi le persone che dalla, dai posti <coughs> all'Eritrea, dalla Somalia, dall'Africa, da, dall vengono a lavorare in Italia, eh, la questione sta in questi termini. Invece di avere dei clandestini, uno ha, deve favorire un sistema per cui le persone possono venire con un permesso di lavoro. Questo secondo me per molti degli immigrati sarebbe una soluzione perfetta perché poi molti di loro vorrebbero tornare nel loro paese, ma del resto, come facevano i nostri migranti ai primi del Novecento, potendo, e molti lo hanno fatto, tornavano poi in Italia, con i risparmi prefatti all'estero e si compravano la casa al loro paese. E vivevano con i loro familiari, nipoti e quant'altro. E perché non dovrebbero volerlo fare gli africani per dire? E in effetti, chi può lo fa. E poi torna a livello stagionale, torna con una certa facilità se uno gli consente questo tipo di movimento. Bisogna potenziare naturalmente i nostri consolati all'estero, bisogna, bisogna efficientare tutto questo processo. D'altra parte, che l'Italia non abbia la manodopera sufficiente. È un fatto accertato. Così come non c'era la Spagna, non c'era la, 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 la Germania. È evidente: noi abbiamo una, una natalità talmente bassa che non è che nelle campagne chi, chi ci va a fare il contadino? Quando eh, non, ci sono, non ci sono nuove leve, allora uno, è può, fingere, eh, uno può fingere che non, nulla accada e poi ci sono i la gente che lavora in semi schiavitù con tutto quello che ne consegue anche in mancata integrazione in fenomeni sociali che poi esploderanno come se è successo in Francia con le barriere, come è successo in tanti parti de del mondo e peraltro molti di quei terroristi poi passati dall'Italia passati proprio da Bari dove, dove abitiamo noi insomma eh... l'Italia è una piattaforma e anche un corridoio non è che, che diciamo, i terroristi si, si radicalizzano necessariamente in Italia, insomma. Ma... Esatto, quindi un'Italia, eh, tra virgolette, forte anche dal, dal punto di vista della visione estera, della visione anche militare, della visione di gestione di questi fenomeni, è un'Italia che all'inizio magari ha dei problemi nel, nel gestire il consenso, ma poi abbiamo visto comunque che se i media si mettono poi la percezione cambia, e, ma è assolutamente un'Italia che è aiuta se stessa anche in prospettiva economica. Certo. Ecco, una cosa interessante su questa riflessione, no? proprio perché diciamo, la cornice nella quale ci muoviamo è che la sua percezione è che il ruolo del, della divisa diciamo, in Italia negli ultimi anni ha avuto diciamo, un, un sempre minore investimento. Ecco, Ancora una volta ritorno alla figura di Mario Draghi che ha nominato come, giusto eh, per rispondere al nostro amico che ha scritto qui in chat, un generale degli alpini eh, come commissario per l'emergenza Covid. Lei come ha visto questa, questa iniziativa? È un valore aggiunto eh, rispetto alla percezione degli italiani, rispetto appunto alle nostre forze armate? Ma eh, mi sembra che sia stata una scelta ottima anche perché figliolo era il comandante logistico dell'esercito, quindi. La scelta è stata ottima sotto due punti di vista, uno perché il figliuolo è un generale in gamba e l'altro perché essendo comandante del comando logistico dell'esercito aveva già ai suoi ordini migliaia di uomini, caserme, strutture, che rimanendo ai suoi ordini, questa è stata la cosa importante, che non è stato nominato commissario e gli era stato fatto abbandonare l'incarico che aveva. No, lui ha mantenuto anche l'incarico di comandante logistico dell'esercito. Questo gli ha dato, eh, diciamo, lo ha messo in condizioni di operare non come eh, Don Chisciotte contro i mulini a vento, ma come il capo di una struttura che già obbediva a lui, che lui conosceva bene, e quindi è stato estremamente importante. Lui così ha potuto immediatamente essere efficace e noi ricordiamo prima di figliuolo e dopo beh, le cose sono cambiate drammaticamente noi... esatto perché la cosa che poi magari il pubblico ovviamente preso dalla gestione del presente non tiene in conto è che non basta soltanto avere un ruolo ma serve che chi ha quel ruolo poi veda effettivamente eseguite i suoi, i suoi beh, ordini abbiamo sicura... visto nelle fasi drammatiche del covid all'inizio no? poi c'era un totale sfaldamento dei livelli dello di, Stato una pletora di... Di personalità, di personaggi in gioco e la protezione civile ha giocato molto bene di squadra con il generale figliuolo. Quindi il dottor Curcio, capo della protezione civile, si è mosso molto bene anche lui. Insomma, quindi diciamo che il sistema ha funzionato molto, molto bene da questo punto di vista piano di vaccinazione rispetto a quello che è successo all'estero insomma è stato un successo enorme io sono stato in una caserma a farmi le vaccinazioni e sono stato contentissimo insomma ho visto un'efficienza e anche una come dire un'accoglienza tutti quanti molto gentili cioè era un grande piacere ecco vedere questo tipo di rapporto ma non, non è solo di adesso pensiamo a tutte le calamità naturali in cui le forze armate hanno giocato un ruolo da protagonisti. Le forze armate sono uno strumento che vale sempre, cioè di sicurezza in combattimento, ma anche nel confrontarsi con le grandi emergenze del paese. Quindi forze armate efficienti sono utili sempre. Questo è il concetto. Chiede, vabbè, poi passeremo alla prossima domanda. C'è sì. sempre un, qualcuno che nella chat chiede se lei ha conoscenza di qualche segreto di Stato che non può rivelarci vabbè <ride> ovviamente lei che deve dire <ride> ok vabbè questa è una, una goliardia ecco passando oltre il, il, um, ecco, abbiamo visto come la politica eh, interna e internazionale strumentalizzi i fenomeni eh, che vanno al di là appunto dei confini nazionali eh, si, si è parlato appunto di Ormai da, da un po' di decenni a questa parte di un nuovo mondo nel quale non c'è più la guerra fra i due grandi eserciti, ma c'è la, la guerra ibrida, la guerra che unisce magari azioni di guerriglia, lo spionaggio, cyberattacchi. Ecco, come si differenzierebbe una guerra contemporanea o una guerra di domani rispetto a quelle che abbiamo conosciuto in passato, e, e, e quali nuovi. Co, come è cambiata la tecnologia da questo punto di vista? Io penso che i principi che governano le operazioni militari e le guerre siano sempre gli stessi. Acquisire l'iniziativa, confondere il nemico eccetera, e, um, distruggere diciamo le, le risorse dell'avversario, demolire la sua volontà di combattere. Ora sono principi vecchi come, insomma, come li ha definiti Sun Tzu eh, quindi niente, niente di nuovo. Quello che cambia naturalmente è l'ampliamento la, la, del ventaglio dei sistemi d'arma che sono a disposizione de, di chi li deve impiegare. Eh, la guerra chimica, per esempio, è antichissima, nel, già eh, nell'antichità venivano lanciati i cadaveri con le catapulte nel campo avversario eh, affinché, di, essendo in putrefazione, diffondessero batterie, altre cose, insomma, le malattie nel campo avversario, per dirne una, e così come la disinformazione, l'uso delle spie, insomma, quindi parliamo anche lì forse di guerra ibrida, se vogliamo parlare in questi termini, però noi dobbiamo ricordare insomma, che finché c'è la deterrenza nucleare, come dicevo prima, parlare di guerre tra i blocchi non è molto realistico. Diverso è, così come accadeva ai tempi della guerra fredda, le innumerevoli guerre da bassa intensità che si sviluppano lungo la periferia degli imperi, cioè dei blocchi. Quindi, secondo me, continueremo a vedere guerra in Africa, continueremo a vedere in Medio Oriente, in certe parti del Medio Oriente, operazioni a bassa media intensità, e la stessa cosa vedremo nell'area orientale, eh, scontri di confine. Eh, e, e, anche in Pacifico assisteremo certamente a delle situazioni di grande tensione. Ma vedo difficile parlare di guerra tra la Cina e gli Stati Uniti: cioè, se veramente ci fosse una guerra, o è uno scontro appunto in queste zone di confine dove non escludo che possono lanciarsi reciprocamente dei missili, delle navi. Um, ma um, se si dovesse veramente andare a guerra di, 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 so, di distruzione uno dell'altro, è chiaro che l'opzione nucleare sarebbe, verrebbe fuori, e quindi eh, in questo momento voglio dire, non ci sarebbe nessuno che potrebbe vincere. Sì. Gli americani hanno una quantità di armi nucleari di tecnologia molto superiore, per cui è probabile che vincerebbero loro. Ma cosa gli rimarrebbe in mano? Un mondo distrutto, insomma, quindi. Eh, credo che i principi della distruzione reciproca in termini di deterrenza continuino a essere validi. Ecco, ha chiesto un, un tale Bruno Boris ehm, dalla, dalla nostra chat ehm, perché secondo lei l'Italia non ha sviluppato un proprio vaccino Covid a proposito della difesa batteriologica, siamo forse un satellite USA a cui non è consentito lo sviluppo di un ausilio così strategico? Ma che io sappia, c'era in sviluppo un vaccino anche proprio Made in Italy, poi non, sì. non so esattamente... No, no, c'era uno o più vaccini italiani che però non sono andati a buon fine, nel senso che per quello che so io, eh, non, non mi risulta che siano andati a buon fine. Ma eh, eh, se lei guarda nel mondo nazioni importanti che hanno capacità tecnologiche avanzatissime, insomma la, la Germania, la Francia... Anche loro non sono riuscite a mettere in campo dei vaccini e negli Stati Uniti alla fine solamente delle corporazioni, delle, delle, delle società, poi transnazionali come ormai la Pfizer e, e, e Moderna sono arrivati a dei vaccini efficaci. Gli stessi americani con Johnson Johnson hanno fatto, non dico un buco nell'acqua, ma insomma, un vaccino molto debole. I russi con Sputnik non sono andati molto lontano. I cinesi con il loro vaccino, insomma. quindi qui parliamo di risorse immense che esistono che sono disponibili soprattutto in grandi potenze mondiali come gli Stati Uniti, che ecco, eh, non a caso sono viene... una cosa mi sovviene una domanda, scusi se. Però restando sempre nell'alveo di questa questione, che è molto attuale, si può dire che da un certo punto di vista anche la gestione del Covid sia stata per alcune potenze un esercizio di soft power? Quindi, ad esempio, con la distribuzione dei vaccini, con... avrebbe potuto essere un'esercitazione di soft power, però, e certamente i cinesi lo hanno fatto, hanno distribuito moltissimi milioni di vaccini anche in Africa eccetera. Gli Stati Uniti hanno cominciato a distribuire anche loro, però la situazione interna delle paesi occidentali era talmente disperata che prima di poter esercitare un soft power efficace all'estero dovevano risolvere i problemi interni, quindi eh, sia gli americani che prima ancora i cinesi hanno fatto dei tentativi hanno distribuito delle, delle, delle dosi, milioni di dosi in Africa e in altri paesi, ma eh, ripeto, qui chi hanno spava erano tutti i paesi del mondo che hanno spavo quindi. Ma secondo lei in una prospettiva anche poi di, di convivenza, ma anche di tentativo di uscire globalmente dalla pandemia, eh, è, è, è realistica l'idea di un'organizzazione logistica degli stati occidentali per. Accelerare la vaccinazione magari nel terzo mondo, oppure resteremo comunque sempre più focalizzati sulla, sul contenimento qui, eh, diciamo, sul nostro territorio? Ma le cose si legano, diciamo, è chiaro che eh, sono cose che non possono essere affrontate separatamente, fin tanto che nei paesi del terzo mondo il virus gira indisturbato. È chiaro che le, le, le mutazioni arriveranno anche da noi. Si tratta di quantitativi e di sovranità nazionale. Quindi. Quando si ha a che fare con altri paesi, sono i governi di interfaccia, non è che uno può andare in Africa, sbarca con i vaccini e comincia a dare, fare punture alla popolazione. Quindi, eh, sicuramente sono processi lunghi, processi complessi che stanno anche avvenendo. Certo, poi stiamo vedendo il Sudafrica, per esempio, che ha avuto delle reazioni interessanti, perché il Sudafrica, che è stato la culla diciamo, di Omicron, adesso ha avuto un abbattimento proprio nelle, nei, nei contagi di Omicron ed è uno degli stati che sembra stare meglio da questo punto di vista. Comunque è evidente che eh, le organizzazioni mondiali della sanità questo vorrebbe ottenere e su questo ci si muove. E l'ONU sarebbe l'agenzia deputata a, proprio a gestire tutti questi... Processi. Il problema è che l'ONU è eh, sempre più debole e sempre meno efficace. Ecco Chiede eh, qualcuno ehm, dalla chat cosa ne pensa invece della lotta allo spazio? Immagino che sia: qual è il ruolo dello spazio nel, negli scenari strategici eh, presenti e futuri? Eh beh, lo spazio, voglio dire, i satelliti essenzialmente, eh, 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 lo spazio sono comunque un teatro d'impiego impiego spazio eh, abilitante e condizionante tutto quello che avviene sulla superficie terrestre sempre più sarà così ehm, quindi basti pensare al gps a tutti i sistemi di navigazione che si basano sui satelliti se uno li elimina i satelliti se li rende eh, diciamo disabilita li abbatte cosa che è fattibile è chiaro che le a quantità enorme di armi eh, non, non sarebbe impiegabile no? per esempio quindi eh, c'è certamente questo tipo di operazione nei piani di tutte le nazioni che si possono permettere un'operazione così sofisticata Perché che, è che, è che sotto la presidenza Trump sia stata aperta la space force una, un ramo dell'aeronautica sì, a... no, non è un ramo dell'aeronautica è, è proprio una nuova forza armata come, come i marines Inizialmente facevano parte della Marina, inizialmente fino agli anni 80, 70, mi pare 1976, qualcosa del 70, insomma non mi ricordo esattamente quando, sono poi diventati sempre nell'ambito del Dipartimento della Marina ehm, americana, ma sono forza armata con, ehm, con lo stesso rango della Marina militare americana. Mentre prima erano una parte della marina, e la stessa cosa è successo con la Space Force, che è stata creata soprattutto per motivi propagandistici, condivise che sono parenti di quella della US Air Force, con un simbolo che è stato mutuato praticamente direttamente da Star Trek. Quindi un perfetto stile trampiano nella loro stra stravaganza come idea. però Ricordiamo che comunque credo che buona parte gli astronauti abbia anche un background militare. Sì, eh, quindi... questo magari meno perché eh, diciamo prima la NASA era l'agenzia spaziale. Adesso quando arriva Musk e eh, Elon Musk, quando arriva Bezos e eh, 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 gli astronauti possono essere anche un signore di 80 anni trasportato eh, come una scimmia, è chiaro che tutto cambia, insomma. vedremo sempre di più ingegneri, scienziati, dottori e sempre meno piloti, collaboratori eh, nel ruolo di astronauti. Quindi anche qui l'evoluzione della tecnologia segue un po' quello che è successo con gli aerei. Nella Prima Guerra Mondiale l'aereo volava per l'abilità del pilota che sostanzialmente lo teneva in volo, se mollava la, i comandi per qualche... Secondo l'aereo poteva anche cadere, per, abbattere, insomma, andare per terra. Oggi è chiaro che ci sono sistemi talmente avanzati per cui l'aereo può anche atterrare da solo. Insomma, i droni lo fanno più o meno, e quindi lo stesso accadrà sempre più nello spazio. Ecco se posso chiederle un parere al volo? Proprio parlando di, di questi sistemi automatici. Noi. Fra, fra qualche tempo andremo a fare un evento, diciamo, appena si sarà un attimo calmata la situazione, eh, in una scuola dove parleremo di intelligenza artificiale. Ecco, da questo punto di vista pensa che cambierà in maniera significativa lo scenario, un po' come ha fatto già Internet, no? eh, rispetto a come siamo abituati a concepire la, la concorrenza fra le potenze. No, la concorrenza no, la concorrenza eh, si avvarrà dell'intelligenza artificiale, quello che cambierà sono i tempi di reazione e la, come dire, la, um, la, la vastità, come posso dire, la, la dimensione dell'errore in termini di conseguenze devastanti, potenzialmente dovute a scelte prive del filtro umano. Quindi, Devo dire, non... certamente l'intelligenza artificiale diventa indispensabile con l'aumentare della velocità dei sistemi d'arma, con il ridursi del tempo di reazione, il tempo di decisione a disposizione dell'essere umano. È chiaro che un computer riesce a processare milioni di dati in tempi estremamente più brevi, e quindi, e quindi sempre di più, interverrà in tutti i processi decisionali e per, come aiuto all'essere umano. Per, reagire tempestivamente alle minacce, eccetera. E tuttavia i computer sono anche eccezionalmente stupidi, quindi possono anche combinare dei guai terrificanti. c'è ecco, una storia, però poi passiamo all'ultima domanda, perché comunque eh, si, ra si racconta la storia di un ufficiale sovietico il quale, tra virgolette, impedì l'estinzione dell'umanità contravvenendo agli ordini. Perché, per un'anomalia, appunto erano giunti allarmi di un attacco atomico, eh, che invece non c'era. Quindi, eh, proprio per il meccanismo che abbiamo detto prima, se fosse partita la risposta, che è un po', un po alla base anche di tutto il film vecchissimo di Kubrick, Il Dottor no? cioè, film. Esatto, cioè, si gioca sempre sul tante volte, ci sì. attaccano loro, no, ci attacchiamo noi. Nessuno dei due si vuole veramente attaccare, ma poi va a finire che effettivamente il mondo viene, viene distrutto. Sì. Che è un poco. Una lettura tra virgolette di luce e buio, no? come abbiamo visto, da un lato la deterrenza nucleare probabilmente è stata la più grande garanzia rispetto allo scoppio di una vera e propria terza guerra mondiale, dall'altro, però, l'incidente è sempre eh, dietro l'angolo, quindi bisogna fare molta attenzione. Alla luce di tutto questo, quindi, possiamo andare a parlare del nostro ultimo punto, e cioè la proposta che sarà fatta, eh, credo, nel mese di dicembre, da una cinquantina di premi Nobel o presidenti dell'Accademia delle Scienze Internazionali, con anche eh, un endorsement da parte del dalle lama, di costituire eh, il cosiddetto Dividendo della Pace, quindi una proposta di costruire un fondo internazionale eh, che serva a ehm, uscire, diciamo, globalmente dalla pandemia, andando a fare che cosa? A Tagliare quindi in maniera orizzontale eh, per tutti il 2% delle spese militari per 5 anni. La metà di questo, di questo fondo che ne verrebbe fuori sa, verrebbe restituita agli stati, mentre l'altra metà entrerebbe a far parte di un fondo delle Nazioni Unite per diciamo, la prevenzione rispetto a catastrofi globali. Ecco, secondo lei una proposta di questo genere è eh, sostenibile, realisticamente realizzabile. Quindi tutti gli stati in seno all'ONU si auto. Tagliano questo 2% per reinvestirlo in diciamo, cooperazione e sviluppo globale? In via teorica senz'altro. Ora il problema è che ci sono tantissimi stati che non pagano neanche la loro quota, eh, le loro, le loro diciamo, quote previste per, per fondi internazionali. Quindi è chiaro che se c'è una, una, una competizione mondiale, come c'è da, da sempre tra grandi potenze? Eh, lo vediamo con i vari trattati che ci sono stati per limitare gli armamenti, che se vogliamo, erano sostanzialmente iniziati, quelle erano iniziative sulla falsariga un po' di quello che, di cui lei sta parlando, quindi la riduzione degli armamenti nucleari, la distruzione dei missili. Sono tutte operazioni che sono state portate avanti negli anni e che negli ultimi tempi, però, hanno subito un grande rallentamento con la messa in discussione sia da parte americana che da parte russa. E, i cinesi non hanno mai voluto sottostare a certi accordi, per esempio, e quindi è un po' irrealistico, cioè è auspicabile, altamente auspicabile, ma non la vedo... È un modo tipo politico, quindi c'è una complessità anche nell'intersecare sì, certo, sì. le volontà delle singole nazioni. Ma certamente, cioè è chiaro che sarebbe una cosa molto bella, ma... Ok, quindi <ride> molto improbabile. Ecco. Perché dovrebbero farlo? Cioè se i, le, i, i tre grandi blocchi, cinese, russo e americano, competono fra di loro per il governo del pianeta, perché dovrebbero ridurre gli armamenti tutti insieme per dare soldi all'ONU? Cioè non, non lo vedo accadere, penso che ognuno cerchi di governare la propria area di influenza se c'è una grande catastrofe nella propria area di influenza interverranno in quell'area di influenza insomma ecco se riguarda quello oh, che abbiamo visto avvenire attunga, adesso c'è stata una grande grande eruzione disastrosa se è intervenuta l'Australia la Nuova Zelanda gli americani probabilmente gli inglesi eccetera quindi ok um, quindi eh, ottimo e il um, quindi giusto c'è un'altra domanda, eh, così poi ci, ci avviamo alla conclusione da parte del pubblico, e cioè, eh, sempre, eh, eh, Mega Big Pierre chiede: a livello umano, come ha vissuto i momenti di stress dovuti all'enorme ruolo di responsabilità che aveva? Come è stato conciliare una carriera così brillante e impegnativa con la vita privata? È un'ottima domanda. Eh, sì, è stato a certi momenti molto duro, molto duro, molto complicato. Eh, lo stress, quando diciamo che finché lo stress avviene in contesti dove uno ha il potere e la, i mezzi e l'autorità per, per poterlo fronteggiare, una minaccia operativa, eh, 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 lo stress si governa bene. Quando poi invece la, il, la situazione supera eh, le proprie, i limiti della propria come dire, area di, 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 di responsabilità, diventa, diventa drammatico, soprattutto quando uno poi vede già il, il, diciamo, il potenziale disastro accadere all'orizzonte e come dire, non riesce o non ha i mezzi per poterlo contrastare, allora diventa una sorta di incubo e diventa molto molto pesante soprattutto quando in gioco c'è la vita di qualcuno o qualcuno perde la vita insomma quindi qualcuno dei propri uomini perde la vita allora uno è difficile poter andare avanti ecco si si, si, si hanno certamente dei, delle grandi sofferenze ecco e alla luce di tutto questo io volevo proprio perché stiamo vedendo anche questo questo importante ruolo che ha anche l'elaborazione del del vissuto nella vita di una persona che ha veramente vissuto tante grandi avventure eh, perché noi abbiamo un rapporto le sentinelle dell'alba sono state fondate eh, da, da scout e quindi un rapporto molto profondo con la natura eh, lei dopo appunto essere andato in pensione eh, ogni tanto è volontario per la Sea Shepherd sì. che è una nave che pattuglia il no, Mediterraneo? Ma è una nave, è un'organizzazione internazionale che nasce nei primi anni '70 come una costola di, di Greenpeace, Paul Watson è il fondatore e mh, si è caratterizzata per combattere contro le baleniere, soprattutto giapponesi che facevano strage di, eh, di balene e di foche eh, in Artico e in Antartico. E, ed è un'organizzazione azio, per azione diretta, chiamiamola così. quindi un po' guerriera come, come, come organizzazione, non a caso c'ha il teschio dei pirati con invece delle ossa sotto c'ha il forcone di Nettuno e il pastorale de, dei pastori, no? del, del gregge che protegge il gregge. Eh, perché la, la, la missione è quella non solo di. A agire come testimonianza di propagandare l'importanza del mare e delle creature marine, ma anche quello proprio di agire per impedire la strage ovunque possibile. Quindi è una cosa che come ufficiale di Marina ho trovato estremamente congeniale sia alle mie esperienze operative e sia poi al mio sentire. Da sempre sono stato, sono amante della natura e, e, e della, del, sì, del mare, degli animali in generale, quindi... Per me è molto importante questa attività che faccio. Mi mette in contatto con dei giovani e meno giovani, insomma, appassionati come me. E anche quest'anno sono stato comandante di una loro piccola unità e spero di poterla ripetere prossima primavera. Insomma. Quindi è una cosa che mi tiene molto vivo, mi, mi tiene. Vorrei dire giovane, ma come vedete dall'inquadratura, quello è un obiettivo che non sarebbe stato conseguito, insomma. Però, <ride> il resto, sono veramente in forza di collaborare con Sea Shepard. Ecco, eh, ci ha raccontato veramente con grande lucidità e chiarezza e realismo eh, diciamo, del bello e del brutto, diciamo, dell'umanità e del mondo. Ecco, io in questo, eh, in in questo rapporto eh, ci vedo anche, tra virgolette, una sorta anche di amore per l'essere umano. Eh, perché io penso che proteggere la fauna, proteggere la natura, proteggere gli animali Significhi innanzitutto proteggere eh, un mondo che comunque andrà avanti anche al di là delle guerre Dei blocchi geopolitici, degli interessi economici Noi passeremo, eh, ma le balene resteranno, a meno che non le facciamo fuori noi ecco. Quindi, giusto, eh, e chiudiamo proprio qui in bellezza l'intervista Alla luce della sua vita, alla luce del bello e del brutto che ha visto cos'è per lei il mare? Ma per me il mare veramente è, 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 è tutto, è la sintesi di tutto ciò che è importante. insomma, È un, un mondo è, è proprio l'essenza del pianeta. Insomma, è il nostro futuro, è, è, è il grande polmone eh, di ossigeno per il pianeta, è tutto, e quindi, è anche dal punto di vista culturale, soprattutto per, per per me che sono un uomo del Mediterraneo, insomma, ecco, il, il, la connessione col mare è fondamentale, insomma, è un po' come fosse mio padre e mia madre il mare, ecco. e, è, un, è un legame indissolubile, insomma. Molto bene. Non riuscirei a vivere lontano dal mare, diciamo io. Benissimo, grazie mille all'ammiraglio De Giorgi, è stato veramente gentilissimo, un onore averla qui con noi. Che piacere, tutto mio. Ci vediamo Grazie. la settimana prossima con il nostro prossimo ospite.